sindaco in consiglio comunale, soprattutto durante le sue dichiarazioni programmatiche, allora quando io gli chiesi come mai con molta insistenza e veemenza durante la campagna elettorale chiese all'allora commissario di ritirare quella delibera perché comportava dei costi esorbitanti sulla TASI, lui disse che aveva già incontrato le categorie perché avrebbe rivisto in maniera significativa, e se tutti li ascolti, perché voglio dire, poi uno deve fare quello che dice, che avrebbe rivisto in maniera significativa, soprattutto per le imprese e per i commercianti e per le attività produttive in genere, una rivisitazione della TARI. Uno schiaffo, perché poi rivederle di un centesimo dopo una campagna elettorale che ci ha messo tutti a contatto con un tessuto socio-economico disastroso, la necessità di rilanciare l'economia parte proprio dall'abbattimento delle tasse e dei costi per chi oggi ha il coraggio di tenere in piedi un'impresa, e non si può prenderlo in giro diminuendogliela di un centesimo. È una delibera sbagliata nel metodo e nel merito. Nel metodo, perché il sindaco aveva sbandierato in campagna elettorale, ma anche ultimamente come metodo la concertazione, la partecipazione, la condivisione di qualsiasi azione amministrativa che la sua giunta avrebbe preso. Però già i primi provvedimenti dimostrano che così non è. Mi riferisco all'annuncio della tassa di soggiorno che è stato assunta dal sindaco senza nessuna partecipazione e condivisione, poi anche l'ultima delibera di aumento della TARI, anch'essa assunta senza alcuna partecipazione e condivisione delle associazioni di categoria, dei cittadini e della classe, e anche della classe politica e consiglio comunale. Per quanto riguarda la TARI si tratta di un aumento ingiusto e ingiustificato, ingiusto perché va a colpire le categorie più deboli, parlo le famiglie e le famiglie numerose soprattutto, è ingiustificato perché a fronte di un non servizio, perché quello reso dalle mere in città è un non servizio, si aumenta il costo senza nessuna giustificazione. Il costo invece sarebbe dovuto diminuire anziché aumentare, e aumenta nonostante l'aumento spropositato già registrato nel 2013 del 130%, quindi è sbagliata, è una delibera che non si sarebbe dovuta approvare, si sarebbe dovuta sospendere per individuare tariffe molto più abbordabili e pagabili da parte dei cittadini algheresi, che secondo me non potranno assolutamente affrontarne l'entità.